È stata la fotocopia della partita d'andata, con Perugia capace di andare avanti per 2-7-0 prima di subire la rimonta di Cuneo. Anche davanti al pubblico del Palabarton, l'incontro fra Bartoccini, forte in fissi e grande a San Bernardo termina il tie-break con le piemontesi che sotto per 2-0 tirano fuori gli artigli e prevalgono per 3-2. Inizio del primo set con le squadre che restano appaiate sino a quando Perugia cala il parziale e va avanti 18-14 ed è della capitana Anastasia Guerra il punto del 25-22 che vale l'1-0. Nella seconda frazione Perugia comincia meglio, ma il turno in battuta di Hall fa male alla Bartoccini, che subisce 4 punti di fila e costringe Bertini al time out. Squadre che vanno a braccetto fino all'attacco di Gardini e l'ace di Galkowska che danno il più 3 a Perugia sul 15-12, ma Cuneo non molla. Due stampate su Guerra mandano in tilt l'attacco della Bartoccini, che prima si fa raggiungere sul 18 pari, poi addirittura va sotto di 3 lunghezze. Quando tutto sembra perduto, reazione di Perugia che si aggrappa ai muri di Nuakalor e Galkowska per il 22 pari. Finale di set al Cardiopalma, Gardini manda le squadre ai vantaggi. Poi pesca il coniglio dal cilindro e da Perugia il set point, subito capitalizzato dalle magliette nere col muro su Kuznetsova che sancisce il 2-0. Senza troppa storia il terzo parziale, che si apre sul 4-8 per Cuneo, che spinge Bertini a fermare il gioco. Kuznetsova e Gichel trovano continuità in attacco e costringono la Bartoccini ad inseguire per tutto il parziale, con le ospiti che chiudono con un eloquente 17-25 grazie al primo tempo di Cecconello. Quarta frazione di gioco all'insegna dell'equilibrio. Cuneo lavora bene in fase muro difesa e a metà set sfrutta il turno in battuta di Signorile per andare avanti di un break al termine di un interminabile scambio chiuso da Drews. Proprio la statunitense dalle piemontesi l'allungo che vale il 21-23. Con Cuneo avanti 22-24 la Bartoccini annulla il primo set point, ma le piemontesi alla seconda occasione chiudono sul 23-25 grazie a Gichel. Nel tie break partenza d'handicap per la Bartoccini che va subito sotto per 1-4. Bertini chiama time out. Dopo l'ace di Gichel e il muro su Galkowska che valgono il 9-3, Perugia deve fermare ancora una volta il gioco. Bertini prova anche a pescare dalla panchina, si gioca la carta Lazic per Guerra e Provaroni per Gardini in seconda linea. Perugia si riavvicina fino a meno 3 grazie al muro, ma non basta. A mettere a terra l'ultimo pallone è Gichel. Unica nota positiva di giornata è che le avversarie dirette per la salvezza, Macerata e soprattutto Pinerolo, sono rimaste a secco, permettendo così a Perugia di allungare in classifica di un punto. Ma già dal prossimo match, l'anticipo di sabato sera in casa contro Firenze, servirà a tornare a fare bottino pieno per tirarsi fuori da una situazione che resta molto delicata.